Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo discutere di questo nuovo banner. Dobbiamo discutere di questo nuovo banner che era nell'aria, perché ovviamente tra Summon e ovviamente capitolo nuovo ci stava inserire un nuovo banner, solo che effettivamente non è il banner che magari stavamo aspettando. Non mi ha fatto impazzire, sinceramente, leggere le descrizioni di queste abilità, non mi ha fatto impazzire neanche la tipologia in generale di boost, se vogliamo dire così, ottenibile, però la cosa che probabilmente potrebbero rendere il tutto più interessante sono l'inserimento di questo nuovo slot materia con la cura per tutti, che rendono i vari personaggi molto più come dire, molto più particolari, soprattutto Matt in questo caso, che riceve comunque lo slot di cura in generale per tutti, può effettivamente diventare un supporto a tutto tondo. Penso che comunque la Prime Number, ovviamente per cura, non sia paragonabile come efficienza, però boostando il giusto ammontare di healing si potrebbe avere un qualcosa di estremamente carino, perché utilizzare la materia di cura per ovviamente curare tutti i personaggi al di fuori di un'arma che invece può essere utilizzata per fare altro è comunque una valida alternativa, soprattutto in questo caso dove abbiamo un Matt che potenzia l'abilità fisica, quindi diciamo che già quest'arma di Matt è più congrua al suo personaggio rispetto all'arma di Glenn, quella di Halloween per esempio, è molto molto interessante, e anche quella di Zack è particolare. Anche quella di Zack è molto particolare perché ci consente di debuffare attacco magico e difesa fisica, quindi ci consente di fare più danni dal punto di vista fisico, al tempo stesso indebolire il nostro avversario e quindi fare una 2 in 1. Quindi devo dire che come banner secondo me non è così male. Il fatto che poi quest'arma nuova di Zack abbia lo slot cura come slot finale, non ce lo vedo tantissimo, ce lo vedo molto nell'arma di Matt, ma non in quella di Zack, essendo un'arma estremamente offensiva. Però questo, a mio avviso, non è un brutto banner. Non è un brutto banner, è un banner che consente soprattutto a Matt di diventare un supporto estremamente valido, non dico superiore a Eris, perché credo che Eris comunque in generale come support, soprattutto dal lato cure, sia comunque la migliore. Poi ovviamente dipende anche molto dall'overboost delle vostre armi, però Matt qui prende una bella botta. Qui Matt prende una bella botta, perché avere un setup con Matt che può aumentare l'attacco, può curare, perché comunque aumenta l'attacco e cura in contemporanea, e poi l'arma secondaria magari utilizzata per incrementare le difese, che ovviamente ci consente di avere un aumento di difesa fisica, difesa magica, in base ovviamente a quello che richiede la situazione, è veramente tanta roba. È veramente veramente tanta roba. Io sto tentennando e probabilmente pullerò su questo banner, almeno fino ad arrivare al costume di Zack, se Dio vuole, giusto per ottenere almeno una copia dell'arma di Matt, che può essere utilizzata anche senza troppi overboost, perché ovviamente è un'arma di supporto e quindi diciamo che il suo lavoro lo fa. E quindi invece Zack già richiederebbe magari qualche overboost per ricevere qualche potenziamento, qualche power up, e lì poi ovviamente vedremo come si svolge la situazione. I dettagli per quanto riguarda l'arma di Zack sono ovviamente un portato ad overboost massima. Abbiamo praticamente un 540% di danno non fisico,
dove abbiamo riduzione dell'attacco magico, riduzione della difesa fisica con potenza mid diretta e Haig come potenza massima. Quindi direi tanta bella robetta. Ovviamente già dall'overboost 6 abbiamo la possibilità di fare mid e poi Haig, mentre invece di base abbiamo mid e mid, basta. Quindi una volta inflitto, la cosa positiva di questo attacco è che non verrà fatto, diciamo, dall'intelligenza artificiale, senza troppi overboost, non verrà fatto più volte. Quindi lo farà una volta sola e poi si concentrerà a fare danno con l'arma secondaria. La cosa buona è che effettivamente può essere giocata anche come arma primaria, soprattutto per le refined abilities. Abbiamo delle refined abilities che sono veramente veramente buone. Boost HP e boost abilità fisica che vanno perfettamente a incastro con la nuova skin, che ci consente comunque di ottenere un grandissimo boost all'ability potencies di base, senza bisogno di dover diciamo trafficare con altre stats. Quindi direi che già costume più arma ci consentono di avere la base per quanto riguarda il nostro personaggio, e poi le altre sub weapon possono tranquillamente spaziare in base alla build che vogliamo utilizzare del nostro Zac. Per quanto invece riguarda lo spot o comunque le materie presenti nell'arma, abbiamo il doppio boost di attacco fisico che giustamente ci consente di diventare offensivamente delle bestie, e poi la All Cure Spell di livello 1, dove le magie di cura praticamente vengono targetate a tutti, però con un 40% di potenza in meno. Quindi non so quanto effettivamente possa essere utile questo slot nell'arma di Zac. Sinceramente lo preferirei nello slot di Matt, che lì secondo me ci sta tantissimo, però credo che queste armi con questi slot cura alla fine servono solo ed unicamente a come dire, permettere a chi gioca in auto di potersi curare in continuazione senza avere necessariamente un healer nel party, perché avere tre personaggi che possiedono comunque questa abilità e in un modo o nell'altro comandati dall'intelligenza artificiale switchano tutti in difesa e si curano tutti di botto, riescono comunque a ritornare a pieno regime, quindi potrebbero in un modo o nell'altro essere più veloci rispetto magari al solo healer che cura sempre senza fare danno, mentre invece qua si perde, diciamo, un secondo per curarsi tutti e poi si ricomincia ad attaccare tutti insieme. Quindi potrebbe anche essere una strategia alternativa. Mentre invece per quanto riguarda invece Matt, che andiamo a vedere praticamente l'arma di Matt, abbiamo di base un potenza di attacco fisico mid che però può raggiungere già subito il livello Haig, quindi tanta roba. Mentre invece poi successivamente già dal sesto overboost parte direttamente in Haig e fino ad arrivare ovviamente poi all'overboost 10 che estende la durata addirittura a 38 secondi, quindi diciamo quasi 40 secondi di attacco up, che sono veramente tanti, non sembra ma sono veramente tanti, sono veramente veramente tanti. Poi vabbè, valori comunque incredibili anche già di base. A livello 90 abbiamo già comunque valori molto molto alti per quanto riguarda attacco fisico, attacco magico, healing e tutto quello che ci interessa. Refined abilities con boost heal e magic defense che in realtà non lo so, mi danno un po' mi lasciano un po' così. Mi sarebbe piaciuto avere un ability boost generico a differenza di magic defense per dare magari quella potenza in più alla cura che viene utilizzata comunque come terzo slot materia, che ovviamente perde quel 40% di base, ma che tramite un ability boost avrebbe potuto recuperare un po', quindi diciamo avere una sorta di compensazione, proprio perché anche quest'arma possiede praticamente il boost di abilità fisica, anche se poi vabbè la stats principale è magic, quindi non capisco perché abbiano messo il boost di attacco fisico. A dire il vero potevano mettere magico fisico potevano mettere magico fisico più 10%, secondo me sarebbe stato meglio a dirla tutta, però va bene, diciamo che siccome le armi sono in tema con l'attacco fisico, giustamente incrementano l'attacco fisico, però effettivamente qui mi sarei aspettato un ability boost che secondo me ci stava meglio.
E poi per il resto qui, vabbè, attacco magico fisico e poi la cura per tutti che, come detto in precedenza, diminuisce un po' la sua potenza, però diciamo che fortuna vuole recuperiamo un po' con il boost healing, quindi magari avere qualche altra arma che boosta healing per alzare leggermente queste statistiche e in teoria non dovremmo soffrirne più di tanto, perché anche se Matt riuscisse a curare 1000, 1200, 1300 HP a botta, sarebbe comunque una grande cosa, con quello che può fare ovviamente con il suo kit più da support che da attaccante. E mentre invece per quanto riguarda il vestito di Zac, è un vestito perfetto che entra in combo con la sua arma. Quindi boost HP, boost abilità fisica, sempre di altri 10 punti, che veramente ci consentono di avere un Zac prepotente e che predomina dalla parte fisica rispetto ovviamente alla parte magica. Però chi come me per esempio ha il costume di Halloween, effettivamente parlando, non so, effettivamente chi come me possiede il costume di Halloween potrebbe ritrovarsi praticamente con una ridondanza. È vero che il costume di Halloween aumenta l'attacco fisico in generale e non il boost di abilità fisica, però se già si riesce tramite le proprie armi, tramite le proprie risorse ad incrementare l'attacco fisico di una bella cifra, avere un boost di abilità fisica molto alto fa la differenza, soprattutto per gli attacchi non elementali, visto che comunque l'arma di Zac è non elementale. Quindi se non si riesce in un modo o nell'altro ad avere una build elementale, avere il boost di ability è fondamentale, è letteralmente fondamentale. Quindi reputo che questo vestito sia molto figo anche dal punto di vista estetico, ma sia anche molto interessante dal punto di vista delle abilità. Quindi direi che questo è un buon banner, è comunque molto molto valido. Non ci sono must in questo periodo, perché anche il banner comunque di Eris è... diciamo il banner di Eris e Barrett che abbiamo già analizzato, ci sono dei must. Forse Barrett più di Eris in questo caso potrebbe essere interessante. Infatti non so se voglio pullare fino all'arma di Barrett in questo caso, perché Barrett potrebbe trasformarsi letteralmente in un support incredibile. Cioè potrebbe diventare un healer, ma al tempo stesso potrebbe diventare anche un difensore, perché avere micro laser come prima arma, seconda arma con un assault gun ci consente praticamente di incrementare l'attacco magico, al tempo stesso difendere la difesa fisica, curare, fare tutto, eccetera eccetera. Quindi anche l'arma di Barrett è molto molto interessante. Detto ciò, non ho pullato il banner, non ho pullato la free multi come promesso nell'altro video, quindi ce la pulliamo qua, vediamo un pochettino che cosa succede per concludere e poi ci salutiamo. Ok, ho fatto il connecting, ho detto che non sta rispondendo, invece ecco qua. Vediamo se Cloud... no, ovviamente Cloud non spunta con il vestitino. Ecco qua il nostro Iron Giant. Ti prego un bel parry o... dai, cominciamo bene questi 100 giorni di release. Ok. Cloud Lucia per... cioè due armi, quindi va bene. Queste le possiamo skippare. Ok, vediamo Cloud. Ah, ok. Un Enhanced Sword, non male. E Lucia... ah, ok, la Tranquilizer Gun, ottima, che così fa overboost, che non avevo overboost. Buono, buono, assolutamente buono. Ok, perfetto. Detto questo, ragazzi, io spero che il video possa esservi stato utile. Pullate, ovviamente, se avete la possibilità di poter pullare con parsimonia. Io forse vi farò uscire anche il video pull a questo punto. Vediamo un po' come mi vanno, perché potrei pullare sul banner di Zac fino al costume e il banner di Barrett fino all'arma.
Vediamo anche dalla wishlist cosa riusciamo ad ottenere, anche se in realtà io ho ancora un ticket di arma 5 stelle gratuita che posso scambiare dallo shop. Quindi non lo so, vediamo un po' quello che ci consente di ottenere il gioco. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!